Ben ritrovati a tutti nel mio canale. È uscito ieri l'aggiornamento 0,4 di Undisputed Boxing, che al solito implementa qualche piccolo pugile nel roster e anche qualche miglioria per quanto riguarda gameplay e animazioni dei vari pugili. I pugili aggiunti in questione sono Carl Frampton, overall totale 81, stile di combattimento Boxer Puncher, vitalità 78, energia 82, 86 di velocità, 84 di forza, 82 di difesa, 81 di cuore. Pugile che milita in due categorie di peso differenti, piuma e leggeri. È stato anche introdotto Xushan, pugile cinese soprannominato The Monster, con un overall totale di 80, uno stile di combattimento Swarmer, vitalità 82, energia 84, velocità 86, forza 83, difesa 83 e 79 di cuore. Comunque sia un pugile abbastanza discreto che milita anch'esso in due categorie differenti, pesi leggeri e pesi piuma. Ultimo pugile, ma non meno importante, è il peso massimo Riddick Bowe, detto anche Big Daddy. Overall totale 86, stile di combattimento Slugger, vitalità 82, energia 86, velocità 84, forza 88, difesa 85 e cuore 84. Comunque un bel peso massimo. Il pugile che andiamo a provare oggi è Carl Frampton con Xushan, quindi due nuovi arrivati in questo aggiornamento. E ovviamente sono state aggiunte anche alcune arene nuove, come per esempio la C7 Hangar e il Falcor Bay. Ovviamente, rigorosamente, difficoltà undisputed, 12 round, tipo di gioco simulazione. Allora, l'arena in questione è abbastanza grande, è bella, può ospitare tantissimi spettatori. Adesso andremo a provare Carl. Allora, credo sia abbastanza versatile come pugile, abbastanza veloce. Voglio capire se sulla lunga distanza comunque è anche buono a livello di fiato. Allora, ancora non ho capito una cosa: com'è possibile che, pur avendo visto tantissimi mesi fa sul sito direttamente di SteelCity i gameplay con Caleb Plant, quindi attuale pugile che milita nella categoria dei pesi medi e super medi, e Dimitri Bivol in una sorta di trailer quando fece l'incontro con Canelo Alvarez, quindi i modelli diciamo sono abbastanza già pronti da mesi, ancora non si sono visti in game. Preferirei riuscissero a fare un aggiornamento più corposo rispetto al solito piccolo update con 2-3 pugili, qualche arena e qualche miglioria di gameplay. Ma al momento va bene così, dal momento che Undisputed è soltanto esclusiva momentanea PC, quindi ancora non c'è una data di uscita per le console. Allora, Carl è assolutamente letale dalla corta distanza, quindi come tecnica penso che adotterò questa. Intanto il mio avversario, pur essendo a livello di statistiche inferiore, comunque sta proponendo un'ottima strategia. Dalla lunga distanza comunque sta dominando tutto. E il problema adesso è avvicinarmi, insomma, lui ha preso le distanze e riesce ad entrare molto velocemente sui miei colpi. Allora, questi colpi doppiati sono veramente pazzeschi, li dà ad una velocità, ad una rapidità pazzesca, Carlo. Bello, attenzione, botta risposta bellissima. Parata e risposta immediata con il gancio, che entra ovviamente a segno. Ancora non ho capito per quale motivo nelle battaglie online, anche se per adesso stiamo giocando offline, nelle battaglie online non hanno implementato questa animazione, quindi quella di spingere l'avversario e prendere un po' la distanza o quella di legarlo. Allora, decisamente come strategia da adottare, oltre alla corta distanza, dovrò fare parata e contrattacco subito con lo stesso braccio, quindi ogni colpo che lui porterà con lo stesso braccio dovrò rispondere. E comunque questo come pugile, nonostante abbia un overall piuttosto basso, 80 di overall totale, ma mi sembra veramente sia forte. Attenzione! Qua l'ho beccato bene! Una precisione disarmante, lo atterro pure, bello! Si è rimesso in piedi. Si è rimesso in piedi al sesto conteggio dell'arbitro. Intanto, se diamo uno sguardo ai primi cartellini dei giudici, un segnapunti probabile ci dà vittoria in questi primi 3 round di 2-1. Ovviamente con un vantaggio di 2 punti sull'ultimo round, poiché è stato atterrato. Allora, i colpi, la forza e la velocità di Frampton in queste combinazioni, doppiando il montante sotto e il gancio sopra, sono veramente letali. Bellissima, attenzione! Madonna santa!
Ma gli ho staccato la testa, gli ha staccato. Ha fatto un rientro con quel destro veramente da paura. Devo essere onesto, se la sta portando abbastanza bene nonostante quell'atterramento, perché comunque lui ha... insomma, mettendosi in piedi, ha ricominciato a boxare sempre dalla lunga distanza, sempre tentando di avere quell'approccio alla sua strategia dalla lunga distanza. E finora devo dire la verità, non mi ha messo particolarmente in difficoltà, anzi non mi ha mai messo in difficoltà, ma semplicemente ha resistito a tutte le mie combinazioni, che per adesso è entrata molto precisa. E arriva nuovamente l'atterramento. Allora, non so se si era buggato, ma ti è preso una castagna in bocca che veramente non lo so se si rialza. Minchia, si rialza, attenzione. Allora, a livello di resistenza non mi sembra sia molto, ma molto buono Frampton. Siamo neanche alla prima parte del match, ma comunque già comincia ad accusare un pochettino di stanchezza. Lo si nota dai movimenti un pochettino goffi. Sono curioso di vedere nelle statistiche finali come è combinato, cioè con quale percentuale termina l'incontro. Attenzione, si è preso una stecca in bocca ancora. Madonna, che cazzotto. E ancora si è preso... attenzione! La svolta! Questa è la svolta! Ma io sono un attimino pensieroso, perché mi ha buttato col culo a terra. Ok, 57 a 53, finora ho vinto tutti i round, eccetto il secondo e il sesto, in cui lui mi ha recuperato i due punti. Ora però cambiano un po' di cose, ma attenzione! Attenzione, forse non si alza più. Si è rialzato, signori, si è rialzato. Adesso subito all'attacco, perché è sfiancatissimo lui. L'ho martellato sin dai primi round sotto al corpo, quindi era probabile che prima o poi accusava tutti i colpi ricevuti. Attenzione, mi ha atterrato un'altra volta, non ci credo. Minchia, l'avevo dato per spacciato praticamente già nei primi tre round, e invece sta uscendo fuori un incontro fuori di testa. Comunque, gran bel pugile anche lui. Non me l'aspettavo proprio per niente. Adesso la situazione si fa un attimino complicata, perché se non lo atterro mi butterà nuovamente a terra lui. Attenzione, è forse arrivato l'epilogo. E vittoria. Allora, ho vinto per KO, però come stamina diciamo sotto il 50% a 6 round non è buono, quindi evidentemente potrebbero anche migliorarlo con vari update durante diciamo la stagione degli aggiornamenti. Va bene ragazzi, il video termina qua. Come sempre vi invito a lasciare like e iscrivervi al canale, e probabilmente poi proverò anche l'altro, il peso massimo, e il tempo giusto di fare qualche incontro per testare le sue potenzialità, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!